iniziamo con la nuova Catalina Gradita, che non è nuova, è un gusto classico, del Bar San Domenico di Acireale. E... anche una bella, ecco, prego. Allora, Graziella, che Graziella, dovete sapere che ha riposato benissimo stanotte, hanno, questi ragazzi hanno forse fatto un'ora di sonno, non so. Allora, questa è al numero uno, è la nostra mandorla, però la mandorla, zucchero e acqua. Passeggiate. Scusa, ma la decorazione con cosa è fatta? Perché vedo una... ho racchiuso tutti gli ingredienti che ci sono in margherita, qui c'è la mandorla, lo zucchero, l'acqua e la cannella. Racchiusi lo zucchero romano. Quindi hai fatto proprio una... cos'è? Questo impaggio di tutti gli ingredienti che ci sono nella margherita di mandorla. Ok, allora, la presentiamo. La brioche nasce da semplice e naturale, lievito naturale, poi lievito del birra pochissimo, cioè meglio metto che crescente, perché si lascia la sera maturare. E poi usiamo dell'ottimo burro e margarina, anziché anticamente si usava tutto burro. No, tutta strutta, strutta. E qui c'è il burro e il turro buono. In più poi il prodotto semplice e naturale, un po' di sale, il zucchero, il pomodoro. La trovi è buonissimo, lo vuoi. Bene. Allora, se volete, signori, abbiamo delle brioche, non sono... le possiamo portare. Ok. Siamo eccole qua. Mi raccomando, state attenti perché non stiamo seguendo la scaletta. Ah, questo è Giovanni Scuderi. Castorina. Castorina che presenta... e si dice lui figo. Ho speso la numero 2 di questa parte. Esatto. È il numero 6, però qui abbiamo, c'è un gioco sulla testa bene. Sì. La numero 6. È la numero 6, e si dice lui figo. Che è una granita di piccolo. Col panino. Ecco qua, vedo che. Aiello gradisce subito. Allora Giuseppe, questo qua ora. Buongiorno a tutti. E allora abbiamo una granita come al solito, come dicevate voi ieri, nuda, fatta con fichi freschi, zucchero e acqua. Non congelati, freschi. Senti, è un fiorone quella figura. Sì, sì. Così non vi potete lamentare più. Avete provato tutte e due le soluzioni, sia la brioche che la panina. Anche se nella tradizione c'è anche un'altra cosa, perché una volta si mangiava anche col biscotto. Il biscotto Umberto, il biscotto al latte. Scusate, membri della giuria, dobbiamo tenere presente, eccolo, dando un voto a questo maestro qua, dobbiamo tenere presente anche il pane o solo il gusto del... No, solo granita. Però... perché lui è venuto con idee precisissime, che ha detto la mia granita puoi mangiare con questo. La classica granita al caffè è sempre fresca e vogliosa di mangiare con la panna, possibilmente, purtroppo non è. E qui dobbiamo rispettare le regole, deve essere pura, senza. Questa è una delle poche granite. La granita al caffè che ha conquistato l'Italia. C'è quella che viaggia di più in Italia, forse è l'unica, no? E altre granite in giro per l'Italia non si trovano.
è la classica, comunque la classica. No, questo è, lo faceva mio suocero nel suo bar. Sicuramente non buono così. Il caffè viene ricavato dalla macchina espressa allungato oppure dalla caffeata? No, la macchina del caffè, la macchina fatta dalla macchina del caffè. Va bene, bravo, grazie. E dovete sapere che la lavorazione del caffè è particolarmente difficile, vero? Un procedimento particolare per venire una quantità del caffè. Cioè, un buon caffè è una buona lavorazione. Perché l'errore che può capitare spesso è quello di montarla e quindi fa una schiuma. Come diventa bianca. Le cose americane rimaste di solo. Uno, la puntualità sul lavoro e poi le cose ghiacciate, le bevande ghiacciate, il ghiaccio. Io quando sono venuto in Italia dicevo scusa, metti il ghiaccio perché metto un cubetto o due. Io come gli americani, il ghiaccio mi piace assai. E la mandorla e caffè. Mandorla e caffè, ma questo secondo quale tradizione? Quella nostra. Cioè sì, l'ho detto ieri, cioè a Catania se ne consuma molto mandorla e cioccolato. Se uno vuole vedere se è catanese o acese, cioè venendo al bar, tanto l'acese per la male che consuma il 90% è mandorle e caffè. Quello di Catania è proprio il cioccolato, mandorle e cioccolato. In genere capita sempre spesso, al 90% non. Invece so dalla parte del palermitano, questo non può dire Aiello, non so. E la parte del palermitano. Nel palermitano che tipo di granita? No, in realtà granita limone, cioè palermitano. Limone proprio. Prevalente. Può essere il percentuale, guarda, il 10%, il 15%. In realtà il palermitano è 70-80% limone, poi qualcosa all'arancia, poi le altre sono marginali, ecco, diciamo ci la verità. Noi come base la mandorla, qui la mandorla è la base di parte. Abbiamo sentito proprio gradite dei denti che c'è la mandorla. Nel gusto complessivo dei palermitani la mandorla ci sta poco, è marginale. E limone e caffè chiaramente. Ciao limone Uber Alles. Non conosci le persone. Buona giornata a tutti. Io devo telefonare a casa e dire a mia moglie che sto lavorando. È la classica. E che bella. Direi un cioccolato. Vedete un po' di prima, devo aspettare. Sono i cappellini delle priorità. Sotto, diciamo. Sì, stiamo vedendo tutte le pezze. Ora la portiamo, se vuole. A parte il classico, me l'ho fatto vedere anche mia figlia, di 10 anni, e mi ha detto, papà, perché non bella un cioccolato? Perché giustamente i bambini che cercano quando mangiano la gente? C'è solo cioccolato, è vero? Affermativo. Quindi come classico, meglio del cioccolato. Okay. E la cannella, sì, con acqua di cannella.